Buongiorno a tutti, prima edizione del telegiornale di Speciale News Web 24, in gran parte dedicata al terribile attentato avvenuto ieri sera, poco dopo le 20 a Strasburgo in Francia, quando una persona, ma sembra che ne fossero un bel po', ha fatto strage in un mercatino di Natale. Il bilancio al momento parla di 3 morti e 12 feriti, tra cui anche un giornalista radiofonico. 7 sarebbero in gravi condizioni, ma a quanto pare, per quanto riguarda il nostro concittadino italiano, sarebbe in condizioni meno critiche degli altri. C'è stato un blitz da parte della polizia nel corso della serata per cercare di catturare quest'uomo, ma il blitz è fallito. Intanto prosegue senza sosta la caccia a colui che ha seminato il terrore e ridestato l'incubo del terrorismo. Centinaia di membri delle forze di sicurezza sono impegnati nelle ricerche dell'attentatore in fuga. Intanto il governo francese ha deciso di elevare il livello del piano vigilante di vigilazione per quanto riguarda la sicurezza ad allerta attentati. Le prime notizie che erano arrivate parlavano di una situazione davvero già drammatica. Intanto l'unità di crisi della Farnesina ha fatto attivare il numero di emergenza per coloro che eventualmente avessero dei parenti in città. Moltissimi erano gli europarlamentari che erano a cena o che si trovavano nella sede del Parlamento europeo a Strasburgo, che è rimasto aperto per tutta la notte. È stato questo il primo segnale che è arrivato dall'Europa, così come ha detto il presidente del Parlamento europeo Tajani, il quale ha detto: vogliono spaventarci, ma non ci faremo intimidire. Siamo in grado di darvi una testimonianza che è arrivata direttamente da Strasburgo da parte di un europarlamentare pugliese, Elena Gentile, che è stata colta a sorpresa da questo attentato. Sentiamo la sua dichiarazione. Un'ora fa, in pieno centro, dentro il perimetro dei mercatini di Natale, un gravissimo attentato ha sconvolto la serenità e la tranquillità di una città che è diventata appunto la capitale del Natale nel mondo. Le notizie si susseguono anche contrastanti. Qui in Parlamento ci giunge la notizia di almeno 5 morti, mentre la televisione continua ad insistere su un numero pari a 2 deceduti. Ovviamente i lavori qui in Parlamento sono continuati, siamo qui tutti bloccati, le uscite sono state interdette ai parlamentari, al personale di servizio. Non vi nascondo l'ansia, la preoccupazione, ma soprattutto il dolore che ci ha coinvolti in questa immane tragedia. Proprio mentre stavamo discutendo una risoluzione che andrà al voto nella seduta della plenaria di domani mattina, una risoluzione contro il terrorismo che i parlamentari europei hanno fortemente voluto e che dovrebbe costruire le migliori condizioni per mettere in rete e in connessione le polizie di tutta Europa proprio per impedire e prevenire nuovi atti di terrorismo. Un Natale sporcato dal sangue di vittime innocenti. Dunque, come è facile immaginare, è stata una situazione certamente non semplice. Tra l'altro, le scene che si sono viste erano di spari in mezzo alla folla, morti, feriti, accasciati nelle strade, persone che stavano fuggendo, urlando. Al momento il bilancio parla di 3 morti ed almeno 12 feriti. Ricordiamo che la scia di sangue ha colpito Parigi, Nizza, Berlino. Questo non lo possiamo dimenticare, anche perché sono vicende che abbiamo vissuto e che vi abbiamo raccontato. L'attentatore, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco vicino alla centralissima piazza Kléber. Intanto è arrivata la prima reazione del Parlamento europeo dopo Tajani, quella del commissario europeo all'economia Moscovici, che ha detto: il cuore della democrazia è stato colpito dalla follia
Omicida. Già un anno fa la polizia francese aveva sventato un possibile attacco terrorista ai mercatini, smantellando una cellula a Marsiglia, e qualcuno è riuscito ad infiltrarsi tra le maglie della sicurezza e a macchiare di sangue la città europea. Vi ricordo che oggi ci sarà una copertura straordinaria per quanto riguarda l'attentato di Strasburgo del nostro telegiornale. Oltre a questa prima edizione che va in onda alle 9 come sempre, poi ogni 2 ore alle 11, alle 13, alle 15, alle 17 ci saranno dei flash di aggiornamento. L'edizione serale sarà anticipata alle 18, mentre quella della notte andrà in onda alle 21:45 circa, per fare il riepilogo della giornata. Avevamo programmato e la mandiamo in onda adesso una intervista esclusiva del nostro telegiornale che abbiamo realizzato con la dottoressa Antonella Migliorati, che presenterà venerdì prossimo a Cerignola nel Foggiano, ex tribunale, il suo libro Parlami col cuore. L'evento è stato realizzato dall'associazione Oltre Babele. Ascoltiamo un tratto dell'intervista che poi sentirete integralmente nel corso delle edizioni di venerdì del nostro telegiornale. Antonella Migliorati, lei presenterà tra qualche giorno all'ex tribunale questo bellissimo libro, Parlami col cuore. È una cosa che è capitata per caso, è vero? È capitata per caso no, purtroppo è morto papà e da lì è nata questa esigenza di pregare per essere aiutata da Dio. E poi da lì ecco, l'ispirazione parte proprio da quello che il Signore mi ha dato per dare sfogo e allo stesso tempo questo amore che uno ha dentro, che avevo dentro per papà, ma non solo per lui, l'ho messo nelle poesie. Poi mia figlia, leggendole, ha voluto, lei, ecco, le ha digitate al computer, lei ha scelto le case editrici, le due case editrici, sia Letti che Pagine. E quindi devo a Dio e a lei tutto questo, e anche a chi comunque in tutto questo percorso doloroso mi ha aiutato a farmi riprendere, perché la fede in primis, perché comunque aiuta tanto, proprio l'andare anche giornalmente alla messa mi ha aiutato tantissimo. E poi lo scrivere ha completato. Quindi tutte le persone che comunque mi hanno aiutata a riprendermi, perché io credo che soltanto l'aiuto di tutti quanti possa, e aiutando anch'io gli altri, possa sollevare anche da un dolore, perché l'amore aiuta a stare meglio. Quindi siamo tanti fratelli uniti l'uno all'altro, l'unica umanità, quella che si chiama umanità. È l'unica arma più grande che possiamo avere per aiutarci e proprio volerci bene. Per questo ho scelto Parlami col cuore, proprio è una intenzione che non rimane a me, ma rimane a chi lo riceve, di appunto ragionare soprattutto col cuore, nella famiglia, nel contesto sia familiare, parrocchiale, nel lavorativo, dovunque, proprio sentirsi e far sentire quasi a casa. Ed allora noi chiudiamo qui per il momento questa prima edizione del nostro giornale, ovviamente interamente dedicata all'attentato avvenuto a Strasburgo ieri sera, poco dopo le 20, quando un uomo ha fatto irruzione e seminato il terrore tra i mercatini di Natale, uccidendo 3 persone e ferendone 12, tra cui un italiano. 7 di queste sono in gravi condizioni. Ulteriori aggiornamenti nel nostro primo appuntamento Flash News in programma alle 11. Per il momento grazie per l'ascolto e a più tardi.